Ilary Blasi ormai ne indossa una dietro l'altra. Le parrucche sono entrate a far parte della sua vita. Ma qual è il motivo per cui le indossa? Ecco la triste verità. Con le sue parrucche Ilary Blasi lascia tutti di sasso. La sua bellezza viene in qualche modo evidenziata dal suo stile. Ma in molti si chiedono se non ci sia un motivo preciso che vada al di là della sola moda. E in effetti la conduttrice ammette un triste verità. Ilary Blasi, la verità sulle parrucche. Ilary Blasi sarebbe bella, e alla moda anche con un lenzuolo in testa, per questo non fa poi tanto scandalo che usi delle parrucche. Tra l'altro, quel biondo di volta in volta diverso, e quel caschetto sempre più corto le stanno benissimo. Ha lanciato un trend con il suo nuovo bob. La conduttrice rivela il perché della scelta. Per me è un gioco. Mia nonna Marcella ne aveva tante e volevo riportare in auge il suo stile. Quindi per lei indossarle è un po' come ricordare sua nonna che chiaramente non c'è più. Oltre al ricordo di sua nonna, ciò che la spinge a metterle sempre è anche un'esigenza lavorativa comune a molte donne dello spettacolo. Ilary, la confessione. A TV Sorrisi e Canzoni, infatti, confessa due punti. In America le usano tantissimo. Qui da noi dovevo sdoganare un tabù. Poi sono pratiche, arrivi e trovi la testa pronta, già ponata e via. I suoi look sono sempre molto criticati. Sul web sono tanti gli articoli che parlano del suo stile. Li scelgo distinto. Mi aiutano due stylist, Elena e Silvia, i miei angeli custodi. A volte gli abiti piacciono, a volte no. Ma è giusto così? Anch'io, se fossi sul divano di casa per ore davanti alla TV, vorrei avere qualcosa da criticare. La Blasi ama essere criticate. Anche i commenti negativi apprezza, perché comunque le insegnano a migliorarsi. Lei prende tutta con una buona e sana dose di autoironia. Insomma, una scelta estetica, dettata da vanità e comodità, quella di indossare parrucche, ma anche la voglia di sdoganare un tabù, che persiste da sempre in Italia. Le parrucche, in effetti, non sono di uso comune. Il che è un vero peccato. Ilary conclude l'intervista con un pensiero profondo. La felicità viene da dentro. Anche se tutto il resto aiuta, non voglio essere ipocrita o populista e negarlo. Ma ciò che conta di più è l'approccio alla vita. Io la mattina mi sveglio e sono felice, a prescindere.